L'ho cercata, l'ho voluta, l'ho aspettata un anno e mezzo. E proprio sul più bello, a 40 giorni dall'evento, mi sono infortunato. Ma io, come si dice qui a Roma, so de coach. E ho voluto provare ugualmente a trasformare una rinuncia obbligata in questa splendida avventura. Non sarà un'avventura, non può essere soltanto una primavera. Questo amore non è una stella che al mattino se ne va. Oh no 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 no. Non sarà un'avventura. Questo amore è fatto di poesia. Tiran, Nazareno è un bravo tipo dissidente. Non devi andare forte. Ma io taglio. Avrà luce per guardare gli occhi tuoi. Dai, innamorato. Che poi alla fine è bastato rallentare un pochino, trovare la compagnia giusta e si riparte. Roma si conquista oggi. Sarà un'avventura. Un'avventura. Non è un fuoco che col vento può morire, ma vivrà. Ragazzi, non ce n'è per nessuno, 36esimo chilometro con le meglio dei cartelli. E andiamo! Innamorato! Sempre di più! Mario, Mario, Mario! Mario, ce l'avevano con te quelli là, eh! Voi mi prendete sempre per matto, ma il miglior metodo per visitare Roma è la maratona! Ultimi 100 metri di impresa diretta, gara tostissima, bellissima, ma Roma è sempre Roma. Eccoci! C'è una legge verissima che dice che appena ti mettono questo al collo spariscono tutti i problemi fisici e tutti i brutti pensieri. Mi piace dedicare questa medaglia soprattutto a Peppe e Luca che hanno cercato in tutti i modi di rimettermi in piedi per gareggiarla e a tutte quelle persone che in questo stramaledetto anno e mezzo mi hanno chiesto quando sarebbe stato il mio prossimo video. Tutto vostro! Non sarà un'avventura. Un'avventura, non è un fuoco che col vento può morire, ma vivrà quanto il mondo. E comunque mi chiamo Mauro, non Mario. Luce per guardare gli occhi tuoi.